Allora, mio caro Marco, adesso parliamo di Dante. Di Dante, bene, ma in una maniera un po' diversa. Metis di Meo con la regia di Giuseppe Iannicelli. Affacciati alla finestra, amore mio. Amor che nulla ho amato. Amor che nulla ho amato, amar perdona. Lo scriverò su tutti i muri e le metropolitane. Così diceva la serenata rap di Jovanotti. E ben intuiva il successo che Dante avrebbe avuto nei secoli. Divenuto icona pop, fenomeno internazionale, ha influenzato ogni forma dell'arte: cinema, musica, letteratura, ma anche videogiochi, fumetti, street art e pubblicità. E noi oggi siamo a Ravenna, la città che ha accolto il sommo poeta, per rivivere insieme a lui un'epopea pop. Incontro Marco Miccoli, il curatore di Dante Plus, mostra collettiva con 150 artisti che hanno interpretato il volto di Dante. Sguardo severo, naso ingombrante, vestito rosso da speziale e alloro in testa. Ma state attenti, perché il volto di Dante prende vita. Attraverso la città e mi dirigo al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna. Direttore, questo preziosissimo manoscritto è l'origine della fortuna di Dante, ovvero una conversazione fra Petrarca e Boccaccio. Sì, è una lettera che Petrarca scrive a Boccaccio pochi anni dopo la morte di Dante, in cui Petrarca dice a Boccaccio: io non voglio più scrivere in volgare perché non voglio fare la fine di Dante. Non mi piace che i versi di un poeta vengano sputacchiati, lui proprio dice, dalle bocche degli ignoranti. Ci testimonia che Dante era già popolare, veniva cantato dal popolo. Era sulla bocca di tutti talmente tanto che oggi noi non ci accorgiamo neanche di citare continuamente la Divina Commedia. Far tremar le vene e i polsi, senza infamia e senza lode. Non ti curar di loro, ma guarda e passa. In questa mostra vediamo come Dante Alighieri è diventato subito icona, simbolo e mito. La pubblicità poteva lasciarsi sfuggire questo personaggio? Finiamo il nostro viaggio alla Darsena, con l'opera di Millo. Dante e Virgilio Bambini giocano con un personaggio manga che ci racconta l'influenza di Dante anche in Asia. E l'artista Z1 che rende attuale il viaggio onirico di Dante. Ognuno ha il proprio inferno da portare. E adesso il professore Enrico Castelli Gattinara, che è un professore delle medie che tutti avremmo voluto avere, che ha scritto un libro dal titolo Come Dante può salvarti la vita, adesso il professor Castelli ci parla di Dante e il potere. Ascoltiamo. Dante Alighieri, tutti pensano di conoscerlo, in realtà pochi lo conoscono veramente. Chi era Dante? Beh, Dante, tutti dicono, è il sommo poeta, il poeta più grande d'Italia, forse uno dei più grandi del mondo, vero, però fino a un certo punto, perché è stato anche un uomo politico, è stato un militare, è stato un saggista, un intellettuale, diciamo. Una persona che studiava, amava studiare, però come spesso succedeva alla sua epoca, parliamo del Medioevo, del tardo Medioevo, Dante era un uomo d'azione, era un uomo che voleva partecipare alla vita politica della sua città, Firenze. All'epoca Firenze era un comune, quindi le persone di rango più elevato oppure più intelligenti spesso partecipavano alla vita politica e partecipavano attivamente anche non solo mettendoci la faccia, come diciamo spesso, ma anche mettendoci il corpo fisico, partecipando alle battaglie, scrivendo costituzioni, scrivendo leggi, proponendo leggi, discutendo. Dante infatti è stato un priore di Firenze. I priori erano, diciamo, quelli che governavano il comune sostanzialmente. All'epoca di Dante erano 7 e avevano un potere immenso, però noi lo conosciamo come un poeta, colui che ha scritto la Divina Commedia, poeta dell'amore, della filosofia, della religione, della teologia, certo, ma Dante ha scritto tantissime altre opere, ha scritto delle lettere, ha avuto una vita travagliatissima,
e in questa vita travagliatissima ne ha passate veramente di cotte e di crude, fino ad arrivare all'esilio, alla condanna a morte. Lui non avrebbe mai potuto fare ritorno a Firenze nel 1302 perché altrimenti sarebbe stato ucciso. E non contento di questo, Dante ha cercato poi brigare politicamente, di tornare a Firenze, di allearsi anche con ex nemici che erano i ghibellini. Dante era un guelfo bianco. Poi a un certo punto fu fatta un'amnistia, una sorta di amnistia, per cui Dante sarebbe potuto tornare a Firenze se si fosse sottomesso a, diciamo, una umile richiesta, diciamo, fra virgolette, di perdono. E invece lui questo non l'ha accettato. E il governo di Firenze, offeso e arrabbiato, ha rinnovato la condanna a morte estesa anche ai suoi figli. Dante non ha mai voluto rinunciare alla sua dignità come persona e questo l'ha trasmesso anche nelle sue opere. Noi oggi leggiamo la Divina Commedia, per esempio, che è l'ultima opera che lui ha scritto, dove si manifesta un grandissimo coraggio. C'è un grandissimo coraggio nella scrittura, nelle cose di cui lui parla, nei personaggi di cui parla. Nell'Inferno Dante ci mette i papi della sua epoca, quelli che erano anche vivi nel momento in cui lui scriveva la Divina Commedia. Con un papa ce l'aveva in particolare, che era Bonifacio VIII. Anche altri papi vengono condannati all'inferno. E anche uomini politici, come per esempio Farinata degli Uberti. Però questo non basta a Dante. Dante ha più coraggio, cerca di andare avanti, cerca di parlare anche di cose profonde e importanti, non solo di politica, ma anche di amore, di libertà, di poesia, di filosofia. Per esempio, in un bellissimo canto, che è il canto di Paolo e Francesca, lui riesce a trasgredire quella regola religiosa fondamentale dell'inferno per cui si viene puniti nell'inferno senza speranza. E invece Paolo e Francesca vengono lasciati insieme quando Dante li incontra e Dante ne parla con grande amore, come se volesse salvare l'amore malgrado la punizione divina, quasi disobbedendo al comando divino. E questa è una cosa bellissima, e noi quando leggiamo la Divina Commedia in tutta questa bellezza ci immergiamo completamente e percepiamo e assorbiamo il coraggio di questo poeta che è stato anche uomo politico e ha sempre voluto difendere la propria dignità anche come persona.